Luigi Cremona, uno dei due curatori della Guida Vini Buoni d'Italia del Touring Club Editore, che quest'oggi è stata presentata a Merano Wine Festival. Innanzitutto, quale tendenze ci sta segnalando la guida di quest'anno con i relativi premi? Ma noi ovviamente consideriamo solo i vitigni autoctoni. Il dramma è che stanno diventando terribilmente buoni. Io sono uno dei cattivi della guida, si fa per dire. Cioè, cerco, per me una guida dovrebbe dare poche corone, cioè che io le vorrei ricordare tutte a memoria, idealmente, no? E invece non gliela faccio perché sono centinaia. E perché? Il problema è che diventano sempre più buoni questi vini. Quindi questo mi trovo, io che tenderei a premiare solo pochi, mi trovo sempre a premiarne tanti. È che però effettivamente hanno forse più ragione loro di me, e cioè aumenta la qualità del vino italiano e dei vini da vitigni autoctono. Questo è il dato di fatto. Però allora facciamo la domanda cattiva, questo concetto di autoctono, quanto c'è di moda a questo punto e quanto c'è di vero significato? Secondo me è nata forse, voglio essere trasgressivo, è nata forse un po' come moda, no? Il vino autoctono quando è nato, quando la gente voleva per moda fosse cambiare. Poi secondo me è diventata effettivamente un qualcosa di sostanziale, e cioè sempre più gente cerca comunque di avere una risposta, soprattutto negli ultimi tempi, secondo me anche come tendenza, di vino nei termini di piacevolezza, godibilità e anche corrispondenza con certi valori, diciamo. Per cui io credo che sia nata forse un po' come moda, ma dietro effettivamente ci sta una sostanza da perseguire. E prendendo spunto dal bicchiere che sta degustando, che diciamo dell'autoctono delle bollicine? È tutto da inventarsi in un certo senso. In Italia praticamente c'è solo il prosecco come regolarmente autoctono delle bollicine. Però ci sono tante altre cose che stanno crescendo, però sono tutte nicchie. Se noi pensiamo allo champagne, non guardiamoci dietro, lo champagne è un grandissimo vino e si è creato in vari secoli. Partendo dalle uve peggiori, l'uomo, e grazie proprio all'ingegno dell'uomo, partendo forse dalle condizioni peggiori di clima e così via, ha inventato uno dei vini più buoni del mondo. E quindi secondo me ho grande rispetto per il metodo classico, chiamiamolo così. I vitigni autoctoni in Italia nessuno l'ha mai percorsi, salvo il prosecco, in termini così di affidabilità nella lunga durata. Ci si sta provando in tantissime zone differenti, c'è sempre più attenzione, c'è sempre più consumatori che vogliono bollicine e le vogliono buone. Speriamo che cresca anche il vino autoctono di qualità, per ora abbiniamo con un ottimo cartizio.